Salve, sono Roberto Ruocco, sono il viceconsole onorario di San Diego. Si dice che San Diego è la città più bella degli Stati Uniti e noi pensiamo che la nostra Little Italy è la perla splendente della città. Grazie alla contribuzione del nostro quartiere, i suoi appassionati cittadini e gli esercizi commerciali che fioriscono, la Little Italy è un quartiere che tutte le altre Little Italy nel territorio degli States dovrebbero emulare. Abbiamo deciso di venire qui in Little Italy a San Diego perché San Diego è un posto bellissimo dove vivere, è una città splendida, noi siamo di Nord Italia dove non godiamo di un tempo così bello tutto l'anno e anche perché Little Italy in San Diego ha una cultura italiana molto forte, radicata da diverse generazioni. Abbiamo pensato che fosse il posto migliore dove trasmettere il nostro messaggio. Beh, questo è stato molto importante per me, perché comunque è stata una grande opportunità essere parte di Little Italy San Diego, che comunque è un pezzo d'Italia fuori dall'Italia dove ci sono molti italiani, dove la cultura ancora che si respira è quasi quella italiana. È una bellissima realtà, una bellissima associazione molto attiva e propositiva, e quindi è bello essere qui in Little Italy San Diego. È bellissimo vivere in Little Italy. Per noi che siamo italiani è importante vivere e avere un'attività in questa comunità. Little Italy è stata nominata di recente anche uno delle neighborhood migliori negli Stati Uniti e noi ci riscontriamo in questo. L'associazione Little Italy Association ha fatto tantissimo lavoro negli anni passati e anche adesso per portare questa zona a livelli ottimi di qualità di vita, ottimi per il business, ottimi per le persone che trovano un lavoro e siamo molto contenti di essere qua. La Little Italy è una comunità commerciale e residenziale ben radicata che rappresenta il distretto commerciale permanente della downtown di San Diego. Oggi un distretto commerciale di 48 blocchi quadrati della Little Italy comprende decine di esercizi commerciali di italo-americani di ultima generazione che includono 18 imprese di italiani di ultima generazione. Gli italiani fanno le valigie e partono per San Diego per vivere il sogno americano in stile California. Io personalmente sono arrivato a San Diego 10 anni fa, ma ho scoperto questo quartiere 3 anni fa e quando l'ho vista al primo d'occhio ho capito che questo sarebbe il posto ideale per una pizza se devo mai aprire un ristorante qui a San Diego. Pure perché è un posto con molta comunità, l'associazione ci ha aiutato veramente tanto e San Diego è stupenda, perciò. Ma tantissimi, penso dal primo giorno che abbiamo visto questo locale e che ci siamo messi a parlare con l'associazione Little Italy, abbiamo capito subito che c'è una struttura dietro molto grande e molto organizzata e questo è anche uno dei motivi perché eravamo così sicuri di questo locale, di questo quartiere, perché in tutti i modi ci hanno fatto sia il loro supporto che con i fatti e con le parole, ecco. Credo anche che un'altra cosa molto buona che ci ha dato l'opportunità a questo quartiere di essere scoperti in giro per la città, perché spesso mentre stai in altri quartieri non hai tanta gente che viene da fuori, mentre invece l'associazione con tutti questi eventi divertenti che fa attrae un sacco di gente da North County, da un sacco di posti diversi di San Diego e ci dà questa possibilità di stare in un posto solo ma di essere scoperti da un sacco di gente, perciò ci ha dato tantissimo, direi, sì, una grandissima visibilità. Che sì. Ci hanno aiutato tantissimo, diciamo, non siamo ristoratori noi, o lo siamo appena diventati e volevamo cercare una comunità che ci potesse aiutare e in effetti ci hanno aiutato tantissimo ad aprire il ristorante e siamo adesso molto contenti di essere venuti qua. Attraverso tutti gli Stati Uniti, le Little Italy rappresentano il tremendo contributo che gli italiani hanno dato a questo paese. Sfortunatamente, molti di questi distretti, storicamente commerciali, stanno sparendo davanti ai nostri occhi. Queste Little Italy sono in declino, sia a causa della crescita di quartieri adiacenti conquistati da altre etnie,
o sono un'ombra della loro gloria, persa a causa della diaspora delle famiglie di italiani da quei quartieri. Io sono venuto a San Diego e nel quartiere Little Italy circa 3 anni fa. Questo quartiere mi ricorda l'Italia, e poi ci sono molti ristoranti, molti locali e ci si aiuta l'uno con gli altri. Little Italy Association, di nuovo, aiuta molto le attività e i ristoranti facendo manifestazioni e tutto ciò. Oggi la nostra comunità è un modello di quartiere urbano nella città di San Diego, con nuovi esercizi commerciali gestiti da imprenditori italo-americani e non, che curano e gestiscono spazi commerciali e professionali. Negli ultimi 15 anni la Little Italy Association ha rivitalizzato questo fervente quartiere e racconta la storia di Little Italy ai suoi visitatori. Allora, io personalmente sono arrivato in America nel 1984 dopo aver avuto esperienze di lavoro in Los Angeles, Beverly Hills, e per alcuni anni sono vissuto anche in New York. Un giorno sono passato per San Diego e mi è piaciuta molto questa piccola cittadina. E nel 1986 ricordo di essere stato qua a San Diego e subito ho intuito che era un posto ideale per vivere, di cui sono ritornato verso il 1995, e nel 98-99 abbiamo cominciato con i miei soci Salvatore e Daniela Caniglia la nostra avventura con il primo ristorante I Trulli in Encinita. Siamo molto orgogliosi di far parte di questa associazione, anche per aumentarne lo sviluppo economico, e siamo veramente orgogliosi di far parte di questo gioiello che è la nostra piccola Italia di San Diego. La Little Italy di San Diego non è solo un modello urbanistico locale per la città di San Diego, ma anche serve come modello per le Little Italy che sono sul territorio degli Stati Uniti. Attenta San Diego, gli italiani stanno arrivando! Viva la Little Italy! Arrivederci!